Butler, Pasquale Torrente, due culture culinarie che si incontrano, poi vedremo i punti in comune. A Tim Butler, grande chef che è americano, da anni è a Bangkok, adesso ha aperto un locale a Malta e gira il mondo per capire, conoscere. Vogliamo chiedergli innanzitutto, è la grande curiosità che abbiamo, che cosa è per lui la cucina. Which is for you cooking, an art, a passion, a job? It's kind of a mix of all three. It's passion driven. È un insieme di queste tre cose. La passione ti guida, ti dà la capacità di essere artistico e creativo, di esprimere te stesso. È un po' tutte e tre queste cose. It covers all three ranges. First of all a passion and then a job. I think prima di tutto una passione e poi naturalmente è diventato un lavoro. Pasquale Torrente invece che cos'è? Voi siete col convento qui a Cetara, un'istituzione da 50 anni. 2019, 50 anni di attività, nasce come un circolo sportivo fino a diventare oggi una delle trattorie di riferimento in Italia e forse anche per l'estero. Tim arriva qua proprio per conoscere le radici della cucina, diciamo, mediterranea, campana, anche perché ci lega la stessa idea di cucina, cioè alla fine la materia, la cucina di materia, e qua ce n'abbiamo di materia. Assolutamente. Infatti una curiosità che ho, poi ovviamente chiediamo altrettanto a Pasquale Torrente, è qual è per esempio il suo piatto di pesce preferito, your seafood favorite? Yeah. My personal seafood favorite? La pasta con le vongole, per esempio, mi piace molto, un piatto molto diffuso in questa zona. Anchovy. Lui usa anche la colatura, che è chiaramente l'elemento caratterizzante della cucina cetarese. You use colatura? Yeah, I mean, we use in Thailand, we use fish in Thailandia noi usiamo molto la salsa di pesce, quindi quando per la prima volta insieme abbiamo utilizzato la colatura è stata un'esperienza facile, quasi naturale. Poi l'abbiamo incorporata la colatura nel nostro cibo e insomma adesso è qualcosa di molto familiare, un ingrediente molto familiare. It's a very familiar ingredient to us, but obviously colatura is better quality. È una grande esperienza quella di scambiarsi idee, no? Noi fra per esempio abbiamo fatto proprio quello, io ho provato il loro nukma, che è una salsa di pesce. La salsa di pesce in Oriente è usata in tutte le famiglie, e infatti il futuro è quello, perché io sono convinto che adesso anche in Italia c'è già questo boom della colatura come saltatore di sapidità un po' in tutte le cucine importanti, anche nelle case, cioè per i baschi, se parli, io adesso ho avuto un contatto con l'università basca e loro nelle loro ricerche dicono che diventerà il cibo, uno dei cibi più popolari in Europa anche. Ecco, cosa pensa lui della cucina di Pasquale Torrente? What do you think about Pasquale Torrente cooking? Oh, it's fantastic. It's very similar to mine. It's product driven. È assolutamente fantastica la cucina di Pasquale Torrente, molto simile alla mia. Sono i prodotti, i sapori dei prodotti che guidano la nostra cucina. A noi piace cucinare per gli amici, questo è il segreto. Ecco, assolutamente, che poi quello che caratterizza la cucina del nostro territorio, quella di Torrente in particolare, distinguere i sapori dei vari prodotti, usare i prodotti del territorio. Sì, è fondamentale quello di usare grande materia prima, cioè non scherziamo, noi rispetto a loro, lui ci invidia quando arriva in cucina perché pensa alla mozzarella, al fior di latte, alle alici, al pesce appena pescato, alla colatura, cioè noi abbiamo di tutto. Cioè. Pasquale Torrente cosa invidia, tra virgolette, a Tim Butler? C'è, come dire, qualcosa che ruberesti, ma a lui o al tipo di cucina o al tipo di materia prima? L'uso delle spezie, cioè lui sulle spezie è tremendo, cambia un piatto con una spezia e poi il fatto di immedesimarsi nel territorio, cioè ieri mentre stava facendo una sauce, lemon sauce,
arrivò con la dura dentro e gli diede una spinta incredibile. Le tecniche, cioè lui ha grandi tecniche. Fece l'ultima volta, perché è stato già una volta, facevamo una cena, cioè lui servì un gambero crudo, però che sapeva di affumicato, aveva tostato il riso, l'aveva frullato, with the prawns, you toast the rice and after up is smoked in the... Cioè, è geniale, con tre cose, ma poi fa una cucina semplice, una cucina riconoscibilissima, anche dai nostri palati un po' diversi. Ecco, diciamo. Lui poi è americano, lavora, come abbiamo detto, da tanto tempo in Thailandia, a Bangkok, adesso a Malta, adesso è qui in Italia, gira il mondo, ma da cosa è influenzato? Cioè, in particolare, da tutto, your influence in the cooking, where come from? USA, Thailand, Europe? Italy, Cetara. It's influenced on, I think, by the location of where we're cooking. Non esiste un'influenza predominante nella mia cucina, io sono influenzato dall'area, dalla zona in cui mi trovo. Ho trascorso 12 anni in Thailandia ed è chiaro che sono influenzato dalla cucina thailandese, dai sapori di quell'area. Adesso sono a Malta e sta accadendo la stessa cosa lì. Ora sono qui, naturalmente, la mia è una cucina semplice, appunto influenzata dalla zona in cui mi trovo. Poi io aggiungo, per evadere un po' dalla zona, qualcosa tratto dal mio background, tutto qui. C'è un fil rouge, un filo conduttore, però immagino la sua cucina, che sono i sapori di pesce, immagino. No, lui è bravissimo sul pesce, ma lui nasce a Portland, quindi nasce sul mare e ama la cucina di pesce, cioè, e quindi ama pure trattarlo come lo trattiamo noi, rispetto al, cioè c'è una cultura sia orientale che mediterranea, e come diceva prima lui, se va a Bangkok fa un tipo di cucina, se va a Malta è capace di entrare nello spirito del territorio. Sì. Ma cosa ti piacerebbe, ammesso che tu non l'abbia già fatto, cucinare insieme con Tim Butler, dando vita, come dire, ad un piatto comune insieme? L'avete già fatto? La serata è improntata. Che cosa? Che cosa? Dacci un'anticipazione. Lui farà l'altra volta che è stato qua ha fatto una rana pescatrice con l'anduia, che è un piatto fantastico, quindi lui la conosce l'anduia? Conosce, sì. Anduia? It's one of our favorite ingredients. Lui infatti stasera farà cavatelli con ognocchetti sardi con anduia e gamberi, cioè che è uno dei suoi piatti forti. Immagino, forti in tutti i sensi. Vabbè, ma la cucina è speziata e piccante, quindi cioè, ci va a nozze. Che mi piacerebbe. Questo è un piatto che già mi ha dato, cioè il confronto fra... Cioè, contamination. The key word is contamination. Yeah, absolutely. Like in the music. Yeah, exactly. I mean, it's... Sì, la parola chiave è proprio contaminazione, come quando si ascolta una musica diversa di un altro paese. Io prendo qualcosa da Pasquale, Pasquale qualcosa da me. What do you think about Pasquale? He's incredible. What's not to love about the man? First of all, he's a phenomenal cook. È un chef fenomenale, una persona straordinaria, un amico, i nostri figli si conoscono, insomma è davvero bello lavorare con lui. Allora, appuntamento a stasera, sì, Pasquale. Farà una rivisitazione della melanzana al cioccolato, che sarà sicuramente una cosa fantastica, perché l'altra, ieri abbiamo fatto, sono 4 giorni che... mangiamo una... Mi state divertendo, insomma. Sì, e ieri hanno mangiato la mamma Gilda, quindi siamo arrivati a mezzogiorno, ci siamo alzati alle 8 di sera. E tra le altre cose ha assaggiato pure la melanzana con la cioccolata e quindi ci farà una rivisitazione di questo piatto. Quindi appuntamento a stasera? A stasera, 20:30, iniziamo con Tim, poi ci sarà Moreno Cedroni, ci sarà Pino Cuttaia, i ragazzi di Via Stella. Poi ci sarà José Annalì. No, Massimo, ma se arriva, meglio che arrivano i ragazzi, nel senso che
se no dovremmo chiudere il paese. Però penso che una delle serate sarà dedicata anche a Massimo e al suo gruppo. Vogliamo contaminare, gli altri chiudono i porti, noi li apriamo per far arrivare un po' di gente da tutto il mondo. E allora io dico ad entrambi, have a good cooking. Oh, we will, thank you very much. Grazie, ciao Fra, ciao.